scopo della contraccezione è quello di controllare in modo temporaneo e reversibile il processo della riproduzione. Oggi abbiamo a disposizione numerosi metodi contraccettivi di cui cercheremo di analizzare in breve le principali caratteristiche, valutando la modalità d'azione, la sicurezza, l'efficacia, la facilità d'uso, gli effetti collaterali e le eventuali controindicazioni. Sulla base di queste prime informazioni, ciascuna donna potrà farsi un'idea di quale sia il metodo contraccettivo più adatto alle proprie esigenze, potrà correggere alcune informazioni inappropriate e superare diffidenze e paure che portano spesso ad immotivate e improvvise sospensioni del metodo. Partiamo da quello che non dovrebbe essere considerato un metodo contraccettivo, ma che da sempre a tutt'oggi è uno dei più utilizzati, ossia il coito interrotto. Tale metodo consiste nell'interrompere il rapporto sessuale immediatamente prima dell'eiaculazione. Perché molte coppie lo usano? Perché nessuno ti deve imparare ad utilizzarlo, perché non costa nulla, perché non prendi nessun farmaco, quindi apparentemente nessun pensiero e nessuna preoccupazione, fin tanto che non rischi di ritrovarti nei guai. È infatti il modo più pericoloso per avere rapporti, con una percentuale di fallimento altissima, come dimostrano numerose statistiche che evidenziano che la maggior parte delle donne che fanno ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza hanno fatto uso di questi metodi. I fallimenti sono legati, diciamo, ad errori della tecnica, quindi all'incapacità di controllare il momento dell'eiaculazione, ma soprattutto alla possibilità che si possano verificare piccole perdite di liquido seminale, spesso inavvertite prima dell'eiaculazione, contenente degli spermatozoidi. Tra gli effetti collaterali possiamo dire che riduce il piacere sessuale, può provocare degli stati di congestione pelvica, può aggravare un'eiaculazione precoce per lo stato di ansia e per lo stesso motivo ridurre la frequenza di orgasmo nella donna. A quali coppie potremmo consigliarlo? A quelle che non lo trovano sgradevole, ma soprattutto che sono pronte ad affrontare una gravidanza anche qualora questa non sia stata programmata. Il secondo gruppo è quello dei cosiddetti metodi naturali, ossia di metodi che si basano sull'astinenza del periodo considerato fecondo. La differenza tra i diversi metodi naturali è data dalla metodica con cui viene individuato tale periodo. In questo gruppo abbiamo il cosiddetto metodo della conta dei giorni o di Eugene Knaus, il metodo della temperatura basale e il metodo di Billing. Il metodo della conta dei giorni sfrutta la conoscenza scientifica del tempo che intercorre tra l'ovulazione e la mestruazione successiva, che è di 14 giorni. Così, se tra l'inizio di una mestruazione e l'altra passano 28 giorni, il periodo fecondo viene individuato intorno al 14°. Se ne passano 26 sarà il 12°, se ne passano 32 il 18° e così via, sempre sottraendo 14 giorni dalla data di presunta di arrivo della mestruazione successiva. Il limite di questa tecnica è dato proprio dalla parola presunto, infatti la data della prossima mestruazione può essere calcolata su una base statistica, ma fin tanto che la mestruazione non arriva, il giorno non è certo. Questo è il motivo, diciamo, principale di fallimento della tecnica, che come tutte le tecniche statistiche funziona fin tanto che non ti capiti che non funzioni. Ricordando inoltre che gli spermatozoi, una volta superato il collo dell'utero e giunti nella cavità uterina, hanno una possibilità di sopravvivenza di 3 giorni ed è quindi un metodo peraltro molto difficile da utilizzare per tutte le donne che presentano un ciclo estremamente irregolare. Il metodo della temperatura basale è sempre un metodo statistico che si basa sul rialzo termico che si verifica provocato dal progesterone, l'ormone che si innalza dopo l'ovulazione. Occorre misurare la temperatura tutte le mattine, possibilmente alla stessa ora, prima di eseguire qualsiasi attività e annotarla su un foglio. Quando il rialzo termico si è stabilizzato per almeno 3 giorni, si può essere abbastanza sicuri che sia iniziato il periodo non fecondo. Il problema è dato dal fatto che la differenza di temperatura tra periodo fecondo e non fecondo è molto piccola e può essere alterata da un'indisposizione, un affaticamento o semplicemente dal fatto di essersi alzata nel corso della notte. Il metodo di Billing invece si basa sulle modificazioni del muco cervicale che avvengono nelle varie fasi del ciclo.
Dopo un periodo di addestramento, la donna impara a riconoscere attraverso le sue secrezioni vaginali in quale fase del ciclo si trova. Nel periodo ovulatorio il muco diventa più abbondante, più fluido e filante. Il limite di tale tecnica è dato dal fatto che spesso la produzione di muco varia da donna a donna e a volte può essere molto difficile riconoscere delle piccole variazioni che possono essere anche alterate dalla presenza di una semplice infezione vaginale. Tutti i metodi naturali possono comunque essere consigliati alle coppie che li gradiscono, sempre che siano pronte ad affrontare eventuali gravidanze non programmate. Abbiamo poi i cosiddetti metodi di barriera, tra cui sicuramente il più conosciuto e più utilizzato è il preservativo, una sottile guaina di lattice che avvolge completamente il pene in erezione, evitando il contatto diretto con gli organi genitali della donna. I metodi naturali possono essere consigliati per quelle coppie che li gradiscono, purché siano sempre pronte ad affrontare una gravidanza, anche qualora questa non sia stata programmata. Tra i metodi di barriera, invece, sicuramente il più utilizzato, il più conosciuto, è il preservativo, una sottile guaina di lattice che avvolge completamente il pene in erezione, evitandone il contatto diretto con i genitali della donna. È sicuramente un buon metodo contraccettivo purché venga utilizzato bene. Innanzitutto il preservativo deve essere ben conservato, lontano da fonti di calore. Bisogna evitare delle piccole lacerazioni che possono avvenire con le unghie o con anelli e soprattutto va sempre inserito prima della penetrazione. Al momento dell'eiaculazione è importante che il pene venga estratto dalla vagina facendo bene attenzione a portare con sé il profilattico che altrimenti rischia di rimanere all'interno della vagina con dispersione del liquido seminale. La cosa più importante sicuramente del metodo contraccettivo di barriera e del preservativo in particolare è la protezione che questo garantisce nei confronti delle malattie sessualmente trasmesse. Per tutti questi metodi di cui abbiamo parlato fino ad ora non è necessaria una visita medica, ma semplicemente può essere utile un consulto con un medico specialista al modo di chiarire completamente quello che può essere l'efficacia del metodo e i limiti. Differente invece per quanto riguarda i metodi contraccettivi di cui andremo a parlare ora, che sono i metodi contraccettivi ormonali e i dispositivi intrauterini. Per quanto riguarda i contraccettivi ormonali, quelli che attualmente utilizziamo sono frutto dell'evoluzione di oltre 40 anni di esperienza e data la loro diffusione possiamo dire che sono tra i farmaci più studiati e quindi la donna che li assume può avere la sicurezza di un farmaco di cui sono stati ampiamente studiati i rischi e gli effetti collaterali anche nel lungo tempo. Contiene due ormoni di sintesi, estrogeni e progestinici, e oggi abbiamo a nostra disposizione numerose formulazioni che differiscono per il tipo di ormoni utilizzati e per il loro dosaggio. La pillola agisce bloccando l'ovulazione, praticamente la pillola va ad interferire con l'azione dell'ipofisi, una ghiandola che abbiamo alla base del cervello, che blocca la stimolazione quindi delle ovaie. Prima del suo utilizzo, però, in questo caso è indispensabile una valutazione medica, che attraverso un'attenta anamnesi familiare e personale possa evidenziare dei possibili fattori di rischio che possano richiedere delle particolari precauzioni nel suo utilizzo, la possibilità di eseguire alcuni esami ematochimici e di completamento prima di iniziare la terapia o che addirittura ne evidenzi delle controindicazioni. La pillola va assunta giornalmente, si inizia generalmente la prima volta dal primo giorno di mestruazione e va assunta all'incirca sempre nello stesso momento della giornata, momento che può essere scelto dalla donna generalmente più facilmente o la sera o la mattina. Se ci si dimentica di assumere una pillola, questa va assunta entro le 12 ore successive per mantenere in questo modo l'efficacia contraccettiva.
Qualora invece la dimenticanza sia più lunga, è sempre conveniente continuare poi i giorni successivi a prendere la pillola, fin tanto diciamo da finire la confezione, ma in questo caso l'assunzione irregolare non garantisce il completo blocco dell'ovulazione e pertanto, finché non si ricomincia una scatola nuova, è sempre bene utilizzare nel frattempo un altro metodo contraccettivo. Non esistono delle dimostrazioni scientifiche che sia utile per la salute della donna la sospensione periodica dell'uso del contraccettivo ormonale, soprattutto con i contraccettivi di ultima generazione che abbiamo oggi a nostra disposizione, così come non è necessaria la sospensione mesi prima della ricerca di un'eventuale gravidanza. Tra i contraccettivi ormonali oggi a nostra disposizione abbiamo anche due nuove formulazioni che sono rappresentate dall'anello vaginale e dal cerotto transdermico. L'anello vaginale viene inserito a livello vaginale appunto dalla donna stessa, viene mantenuto in sede per 3 settimane e poi viene fatta una settimana di sospensione. Ha il vantaggio di superare le possibili dimenticanze ed errori di assunzione, di superare quelli che possono essere eventuali malassorbimenti intestinali ed interazioni con altri farmaci. Per quanto riguarda invece il cerotto, questo viene applicato sulla cute e l'assorbimento ormonale viene effettuato attraverso la cute stessa. Si usano generalmente 3 cerotti nel corso del mese, quindi un cambio settimanale del cerotto seguito da una settimana di pausa. Il cerotto può essere applicato sulla spalla, sul braccio, sulla parte bassa dell'addome, sui glutei. Importante sempre che la cute sia ben pulita e asciutta, priva di creme, di oli o di eventuali piccole lesioni cutanee. La visita ginecologica, anche se utile come pratica di cura di salute della donna, non è indispensabile prima della prima prescrizione del contraccettivo ormonale e può essere anche rimandata ai successivi controlli, soprattutto quando ci troviamo magari di fronte a ragazze giovani, al loro primo contatto con il ginecologo. Per quanto riguarda invece i dispositivi intrauterini, questi consistono in un piccolo dispositivo di materiale plastico atto a veicolare vari metalli, generalmente rame o piccole quantità di ormoni direttamente all'interno della cavità uterina. Seppur con percentuali diverse nei diversi paesi, è considerato oggi il metodo contraccettivo più utilizzato nel mondo, per la sua efficacia, il basso costo e la lunga durata. Infatti, generalmente il dispositivo intrauterino ha una validità di 5 anni e attualmente le nuove linee guide hanno esteso il suo utilizzo anche a classi di donne a cui fino a poco tempo fa era del tutto precluso, come le adolescenti e le donne HIV positive. Per il dispositivo intrauterino deve essere inserito dal medico in un idoneo ambiente ambulatoriale e richiede in questo caso, quindi prima dell'inserimento, anche una visita ginecologica che possa escludere eventuali controindicazioni all'utilizzo che sono rappresentate essenzialmente da infezioni dell'apparato genitale in atto. Anche se non è necessario per tutte le donne, prima dell'inserimento, la richiesta di una valutazione infettivologica dell'apparato genitale femminile, questa può essere in alcuni casi richiesta dal medico qualora lo ritenga la donna un soggetto più a rischio. Il metodo contraccettivo del dispositivo intrauterino si basa sulla provocazione di una reazione, diciamo, all'interno della cavità uterina, una reazione da corpo estraneo che impedisce l'annidamento di un eventuale ovulo fecondato, associata all'azione citotossica dell'ione rame sulla risalita degli spermatozoi. Dopo l'inserimento viene consigliata una valutazione ecografica a distanza di circa un mese, ossia dopo la mestruazione successiva all'inserimento, per verificare il corretto posizionamento del dispositivo. Successivamente sono consigliati controlli ginecologici periodici di almeno una volta all'anno.